Bentornati sul balcone di TV Sassari, io sono Laura e con noi Francesca Farina. Ciao Francesca! Ciao, tutto bene? Tutto bene, tu? Benissimo, grazie. Cosa ci canti? Charleston. Ok, enjoy the show! He's living his glasses for a better view. He's choosing other ways for a better life. Surely knows what's left and what's right, but he's walking straight on anyway to get high. He's getting up higher. He's getting up higher. He's getting up higher. Getting up higher. He's winking at me and there's a light in his eyes. Maybe he found the pirate gold we talked about. We're swinging our souls, we're feeling wide on a seesaw. He's known since he was a child. We're getting up higher. We're getting up higher. Forgetting the road, saying yes or no. Nobody recognized their face or their mood. We're getting up higher. We're getting up higher. We're getting up higher. Getting up higher. Grande Francesca. Grazie. Complimenti, grazie per essere venuta qua, grazie nostra ospite. Allora, raccontaci un po' di te. Come raccontaci la tua storia da musicista, come sei arrivata fin qua? Oddio, io allora premetto che ho 38 anni e quindi ho avuto un passato comunque di tanti gruppi, soprattutto cover. Abbiamo anche avuto qualche progetto, diciamo, di inediti, okay, con i Morfia prima di tutto, al quale ho soltanto prestato la voce, però i quali hanno comunque iniziato a questo mondo. Dopodiché ci sono state tutta una serie di successivi tentativi e ho anche comunque scritto molti pezzi miei che spero verranno poi tutti raggruppati in un unico LP, CD, insomma qualcosa. Ok, quindi c'è questo progetto, vuoi comunque fare un EP con tutti sì, i tuoi pezzi? Che... Sì, ancora non c'è niente di concreto, ma me lo auguro in futuro. Non smetto mai comunque né di crederci né di continuare a fare quello che faccio, perché grande è il mio sogno ed è giusto allora portarlo avanti. Sì. Ascolta, so che hai anche partecipato al festival, cioè a Squarciagola, al festival a Squarciagola. Sì? Quest'anno, questa sì, edizione, esatto. Com'è andata? Mi è piaciuto tantissimo, sia per l'atmosfera sia per gli artisti che ho conosciuto, dal quale ho imparato molto. Io canto in inglese, ma questo piccolo festival mi ha permesso di pensare a scrivere in italiano o comunque in sardo, sì, perché sono le lingue effettivamente che mi appartengono maggiormente, anche se l'inglese comunque rimarrà una lingua a me cara nel cuore. Questa okay. è stata la cosa che ho imparato da questo festival, una delle tante. Ok.
Quindi è un'esperienza positiva. Sì, a parte che quest'anno c'erano un sacco di artisti validi, abbiamo ospitato anche altri ragazzi che hanno partecipato. Sì, esatto. Infatti ringrazio anche gli organizzatori e tutti coloro che hanno poi partecipato a questa manifestazione. Bene, grazie. Ringraziamo anche il Festival a Squarciagola. Ciao. Hai date? Prossime date che vogliamo annunciare? Sì, ce n'è una il 21 marzo al The Room, mi siederò sul bancone, canterò qualche pezzo mio e qualche cover così per divertirci tutti insieme. E anche una pagina web o un sito per tenerci informati? La mia pagina facilissima, Francesca Farina, su Facebook. Perfetto. Allora, guarda, io ti ringrazio per essere stata qua con noi e aver sopportato questo tempo un po' minaccioso. Siamo circondati da nuvole bruttissime oggi, diciamocelo. Ci diamo appuntamento il 21 marzo al The Room, allora, così per ascoltare i tuoi pezzi. Grazie ancora per essere stata qua. Da Balconi TV stasera è tutto. Io sono Laura, Francesca Farina. Ciao, grazie.